Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci di nuovo qui con Kerbal Space Program. Oggi volevo andare a cercare di conquistare anche la superficie di Minmus. E dove, eccolo qua. Perché negli ultimi giorni hanno aggiunto, come vi ho messo nel link del penultimo video mi sembra, hanno aggiunto anche la mappa dei biomi di Minmus. E mi interessava creare una bella base anche qua, perché comunque ci sono queste pianure, che ora si vedono male perché siamo, ecco, queste pianure qua, che sono veramente grandi e totalmente piatte, quindi anche facile spostarsi sulle pianure. Volevo un pochino vedere di costruire qualcosa del genere, considerate che comunque costruire magari qualcosa su quest'altopiano richiederebbe molta meno energia per scendere e risalire, anche se comunque la gravità di Minmus è veramente bassa, sì che potremmo un pochino scegliere dove costruire. Intanto io direi di andare a lanciare magari il razzo che abbiamo lanciato l'altra volta, vediamo di fargli qualche modifica. Quindi andiamo al Vehicle Assembly Building, apriamo il razzo, che è il non me lo ricordo, Moon Lander Launcher sicuramente. Ok, è questo. Potremmo lanciarlo tranquillamente così perché è difficile poter raggiungere qualcos'altro qui. Perché altre cose scientifiche c'è questo, che direi proprio di no. Potremmo, allora facciamo una cosa, leviamo questi decoupler qua e mettiamoci dei bei paracadute, non questi, ma questi. Ok, in maniera che se mai decidessimo di tornare indietro, sempre che ce la facciamo, potremmo anche proprio rientrare su Kerbin grazie a paracadute. E poi, dunque, questa è la parte finale, le gambette, i motorini, tutte le cose lì vanno bene. Di qua in arena, ma io direi che possiamo andare anche a lanciare perché tanto non c'è niente particolare. Potremmo mettere delle luci magari, che l'altra volta non le abbiamo messe. Le luci le metteremo due. Così, però mettiamo quest'altra che illuminano di più. Mettiamole tipo così. Perfetto. E poi ne mettiamo anche due. Così. Ok, che illumineranno anche un pochino intorno alla nostra navetta. Bien, andiamo a salvare e a lanciare. Dai. Ok, eccoci allo Space Center. Abbiamo Darroth German con noi. Andiamo a vedere come sta. Sempre lo stesso bugigattolo di Bob, Bill. Quello che faccio sempre casino, di Bill. Guardate che bella visuale sulla nostra bandiera di missione che ha. Vabbè. Andiamo a attivare l'SS, controlliamo lo staging, funziona tutto benissimo, mi sembra. 2222, stacca questo. No! Cosa succede qui? Stacchi questo e si aprono le paracadute, non so per quale motivo. Quello no, quello deve essere in cima e non deve essere mai attivato. Qui c'è tipo. No, volevo vedere se c'è la possibilità di disattivare questi decoupler. No, comunque partono quei due motori. Si stacca quello. Va, dovrebbe andare bene tutto. Attivato l'SS, aumentiamo il throttle e decollo per il nostro Moon Lander che diventerà un Minmus Lander se tutto va bene. Andiamo a vedere se vediamo Moon là. Il Minmus probabilmente sarà tipo, non lo so. Minmus sarà, dobbiamo andare a vedere sulla mappa orbitale. E intanto andiamo dov'è? È indietro, quindi è verso ovest. Intanto stiamo per finire i nostri due primi booster. Finiti. Giù. Ok. E continuiamo a salire. Ta-da-da. Siamo a 2600 metri, abbiamo consumato i primi due booster e siamo di due a metà. Stiamo salendo bene, Darroth è un po' preoccupato,
Capisco. Anch'io lo sarei. Finiti i secondi due booster, lasciamoli scendere. Ah, avevo fatto una prova con un aereo, come vedete ce l'ho da qui alla pista di atterraggio, sì, alla pista del hollo e di atterraggio, insomma, sempre quello. Andiamo a salire, siamo sui 6.000 metri e abbiamo finito cioè 4 degli 8 booster, 7.000 metri. Andiamo a inclinarci leggermente così. Aspettiamo di essere saliti abbastanza, stiamo per uscire dagli strati più presenti dell'atmosfera. Ma prima di iniziare a inclinarci andremo a staccare gli ultimi due booster. Ok, 90 gradi sono più o meno di sopra rispetto a noi, quindi andiamo a metterci proprio verticali. E andiamo a inclinarci verso est, più o meno qui per ora. Andiamo a vedere la nostra orbita in che condizioni è. Vedete, avremo una apoapsis a 15.000 fra 18 secondi. Cerchiamo di alzarla un altro po', e mentre facciamo questo cerchiamo di allungare la nostra orbita. Non troppo, andiamo sui 60 gradi di inclinazione rispetto al suolo, nemmeno alla verticale, al suolo. 20.000, forse sono finiti i booster, no, ancora no. Incliniamoci per essere pronti quando finiranno i booster, mettiamo la velocità rispetto all'orbita, come vedete è molto bassa. Andiamo adesso a prenderci i 45 gradi di inclinazione rispetto al suolo. Sono finiti i booster, come avete visto, lasciamoli cadere. Ok, se ne vanno giù allo Space Center. E andiamo a vedere un pochino, apoapsis di 28.000 fra 26 secondi. Guardiamo la nostra scia dietro se è abbastanza orizzontale, ma andiamo un pochino se riusciamo a allontanare questa. 26 secondi, non riusciamo a allontanarla nel tempo, ma riusciamo a alzarla. Forse alziamoci di tipo 5 gradi e proviamo a vedere se riusciamo anche a allontanarlo nel tempo. 27, 28, ok, così va bene. Dovremmo bruciare leggermente di più che per andare su Moon, perché è più lontano ovviamente Minmus, e quindi dovremmo allargare di più la nostra orbita. Però poi risparmieremo in fase di discesa, perché essendo più piccola, come Luna, è più facile scendere, quindi resistere alla gravità. Ok, 35 secondi la nostra apoapsis, andiamo ad abbassare il nostro punto, più o meno andiamo sui 35 gradi per allargare la nostra orbita, perché come vedete sì, è comunque abbastanza alta, ma è molto stretta. Il tempo all'apoapsis sta aumentando, l'apoapsis sta aumentando abbastanza lentamente, ma non importa, perché l'importante è dove cazzo stai andando. Dove cazzo stai andando? Vai qua, vai qua. Punta proprio verso i tuoi 90 e verso la prograde della tua orbita. Non fare ragionamenti tuoi. Tat tat, 90, qui. 30 gradi, e volevo puntare proprio lì. Andiamo a vedere apoapsis a 60.000 fra un minuto. Andiamo a prendere il punto di prograde rispetto all'orbita per allungarla. Proprio qua, andiamo a vedere. Come vedete sta aumentando abbastanza lentamente, ma si sta allungando. Abbiamo già fatto tipo un sesto del diametro di Kerbin. Ok, andiamo a vedere il diametro della circonferenza. Scusate, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Facciamolo aumentare un altro po'. Spengiamo i nostri motori. Andiamo a prendere il punto di prograde all'apoapsis, che sarebbe questo. E andiamo a vedere, fra circa 1 minuto e 50 saremo all'apoapsis. Possiamo anche allungare un altro po' l'orbita prima di arrivarci, tipo
tipo puntando qua e bruciando un po'. Andiamo a vedere. Vedete, stiamo già allungando la nostra orbita, però stiamo anche alzando l'apoapsis. Potremmo continuare a farlo. Facciamo una cosa, arriviamo più o meno sui 100.000 con l'apoapsis. E poi andremo a sistemarla in orbita. Ok, 101.000, quindi 100 km sopra la superficie. Andiamo a puntare proprio in direzione dell'orizzonte qua e attiviamo le SES. Andiamo a vedere fra quanto avremo la nostra apoapsis, fra 2 minuti, fra circa 3 minuti. Andiamo a aumentare il tempo. 2 minuti, 1 minuto. Ovviamente più andiamo alti e anche minore il tempo necessario per fare un'orbita e quindi la potenza. Però ci servirà, cioè dobbiamo trovare il giusto compromesso. Le orbite più basse ovviamente richiedono meno carburante in fase di ascesa, ma più carburante in fase di circolarizzazione. Comunque, 101.605, 101.072. Questo sarebbe perfetto, dovremmo bruciare per circa 10 secondi, fra 1 minuto. Deceleriamo il tempo, andiamo a prendere il nostro punto di manovra. Intanto finalmente vediamo la luce, è sorto il sole qua su in cima. E adesso prendiamo il punto di prograde. Dai, 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 dai. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ok, bruciamo. Bruciamo fino a ridurre a zero la delta V della nostra manovra. Decelereremo nella parte finale. Acceleriamo un altro po', cerchiamo di finirla velocemente. Siamo in orbita. Andiamo a decelerare. 10, 6, 4 metri al secondo. Andiamo a riprenderla. Andiamo a ridurla con un po' di mano. Ok, abbiamo fatto ancora più larga di quella che volevamo, però va benissimo. Comunque, quando vedete i punti di prograde, sì, di apoapsis e periapsis che impazziscono, vedete 101.350 metri, più o meno 102.000, vuol dire che è quasi circolare l'orbita, quindi ottimo. Allora, adesso abbiamo due vie che sono più o meno uguali, insomma, ce n'è una un pochino più facile. Come vedete e come vi ricordate l'altra volta, l'orbita di Minmus è inclinata. Noi potremmo andare a inclinare alla stessa maniera la nostra orbita, come fare per questo lo faccio vedere dopo, oppure andare a prendere Minmus proprio in uno di questi due punti, ma è difficile. Quindi, per prima cosa andiamo a inclinare la nostra orbita come quella di Minmus. Per fare ciò prendiamo l'ascending node, che è il punto in cui le due orbite hanno la stessa inclinazione. Che palle quest'orbita. Ok, qui, ascending node. E andiamo a, e vedete inclinata così, a inclinarla esattamente alla stessa maniera, ovvero, no, nell'altro verso, così. Guardate, ascending node 4 e 8 deve ridursi più o meno a 0, 4 e 2. Eccolo qua, 0,1. In questa maniera avremo un'orbita inclinata di 0,1 rispetto a quella di Minmus, che vuol dire che praticamente lo beccheremo sempre. Andiamo un pochino a vedere se riusciamo a ottenere tipo 0,0. 0,0, ok. Questa sarà la manovra che andremo a fare. Come periapsis ci tornerà 102.000 e apoapsis 122.000. Non importa che l'orbita non è proprio circolare, perché non ci serve un'orbita circolare. Andiamo a attivare i nostri motori RCS a cercare il punto di manovra. Eccolo qua. Dovremmo bruciare per 1 secondo, dice lì, ma non mi torna perché c'è 269 metri al secondo di differenza da fare. Bruceremo circa, penso, per 15 secondi, una roba del genere. Abbiamo abbastanza carburante per fare questa manovra. Andiamo a puntare proprio qui. Siccome è una manovra abbastanza delicata e voglio essere preciso, io direi di fare un bel F5 qua per levarci la paura. Andiamo a beccare un'altra volta il punto. Cerchiamo di prenderlo preciso e poi acceleriamo il tempo. Ok, 8 minuti. Ci fermeremo, ve l'ho detto, più o meno. Secondo me va bruciato per 15 secondi, quindi andremo sui. Mettiamo i 20 secondi per essere tranquilli, però.
Ok, siamo a 28. Andiamo a aspettare più o meno 8 secondi. Inizieremo a bruciare 8 secondi. Intanto godiamoci Kerbin, perché è l'unica cosa da potersi godere ora. E 3, 2, 1, fuoco. Più o meno sì, era quello che avevo detto io. Più o meno 16 secondi. 8, 7, sì. Almeno potremmo bruciare forse un pochino di più. Siamo a metà adesso, dovremmo andare a finirlo velocemente. Andiamo a riprendere il punto di manovra, stacchiamo i motori. E spingiamo i motori, andiamo a riprendere sempre il punto di manovra, che è tutto uno scappare da queste parti. Dai. Autosaving. Ci ho fatto un salvataggio automatico oltretutto. Andiamo a prenderlo. 2, 1. 0,3 metri al secondo, ci dovremmo essere alla grande. Andiamo a cancellare il nostro punto di manovra. Andiamo a vedere il nostro ascending node. Ascending node 0,0, perfetto. Abbiamo un'orbita inclinata perfettamente come quella di Minmus. Questo vuol dire che allargandola e arrivando, non mi ricordo se l'orbita di Minmus è circolare, mi sembra di sì. Oh, stiamo calmi, tipo così. Sì, ok. Allargandola e arrivando più o meno alla poapsis, con la poapsis all'altezza dell'orbita di Minmus, potremo andare a cercarci un bel incontro senza stare attenti a inclinazione e roba del genere. Come vedete lì abbiamo un incontro che potremo andare anche a migliorare per gli apsis di 918.000. Io direi di allargare leggermente. E siamo a una periapsis di 560.000, però avevo visto una cosa qui nel mezzo che 248.000. Potrebbe essere questa quella buona. E poi naturalmente andremo a decelerare quando arriviamo nella periapsis intorno a Minmus. Ok, dovremmo bruciare per un bel po', perché 908, io direi innanzitutto quick save, che non fa mai male. Dovremmo bruciare per circa 908 metri al secondo di delta V. È impazzito il contatore qui dei secondi, perché se potessi bruciare solo per 5 secondi non ci sarebbero problemi, ma non è così, lo sappiamo tutti, perché 908 metri al secondo sono tanti. E adesso è il caso di aspettare fino a quel punto. Intanto mi sono fatto il quick saving, e guardiamo un pochino quanto dovremmo bruciare. Aspettiamo. Io direi di bruciare, se 200 erano più o meno 15 secondi, direi di bruciare per... sì, facciamo... un minuto e mezzo. Dai, un minuto, perché non erano proprio 15 secondi. Quindi andremo a accendere i motori a 30 secondi. Acceleriamo il tempo. 1 minuto e 20 e 10, 50. Acceleriamo un altro po'. Come? Non siamo su. 40 e adesso proviamo a fare la manovra 30 secondi. Vai. Andiamo a vedere la nostra manovrina. La nostra apoapsi che si allunga. È un pochino di sbarna, 25 secondi dovremo ridurre. Non penso che il carburante ci basti, quindi non riduciamo, acceleriamo al massimo. Sfruttiamo tutta la potenza di questo motore, perché ci servirà una manovra veloce, e con il secondo motore ci verrà un bel po' di più. E no, 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 vallo a riprendere, vallo a riprendere, vallo a riprendere, vallo a riprendere. Attenzione, mamma mia, ottimo, ottimo, perché adesso andiamo a riprendere gli ultimi 70 metri al secondo di differenza. Ce li faremo con questo motorino, ma non sono tanti, e quindi ce la dovremo fare perfettamente in tempo. Andiamo a ridurre, perché mancano 30 metri al secondo, 20 metri al secondo, 18, 17, 15, 14, 13, 11, 9, 8, dai, dai, vallo, maledetto, 5, 3, 2, 1, 0, 4. Andiamocelo, voglio ridurla a 0 questa volta, dai.
perché vogliamo una manovra precisa e quindi andiamo 0, 0, 0, perfetto. E come vedete abbiamo un incontro con Minmus, andiamo a vederlo. Abbiamo una periapsis di 1 milione, bene. Acceleriamo, andiamo a allontanarci un pochino da Kerbin. Poi sistemeremo tutte le nostre varie orbite strada facendo. Allora, fra 1 giorno e 10 ore abbiamo l'incontro con Minmus, poi abbiamo circa 4 ore, penso, di... Sì, abbiamo 4 ore in cui siamo dentro la sfera di influenza di Minmus. Quindi abbiamo un calmo. Abbiamo tempo. Andiamo un pochino a vedere qui. Quando finisce questo qui. Ok. Abbiamo una periapsis qua di quella di 1 milione che abbiamo visto prima. Fuggiremo da Minmus se non facciamo niente, ovviamente. Andiamo a stringere. Troppo. Stringere la nostra orbita. Così. Non serve niente di troppo stretto e poi andremo a stringere più avanti, tanto bastano piccoli burn di qualche secondo. Ok, allora, il nostro punto di manovra dovrebbe essere da queste parti. Andiamo a vedere. Qua, è esattamente in posizione di retrograde. Ta ta ta. Ok, ci siamo posizionati lì, dovremmo bruciare per 1 minuto e 7 secondi, ma no, secondo me dovremmo bruciare anche per un pochino di più. No, forse ha ragione. Devo dargli fiducia a questo contatore dei secondi perché ultimamente lo sto ignorando. Andiamo a vedere per 1 minuto, 1 ora, 50, 40, 30, 20. Ci vorrebbe un bel tastino Warp 2 perché se no è pericoloso fare tutte le volte in questa maniera. Infatti probabilmente installerò la MathJab solo per il tastino Warp 2 e per i dati delle orbite e roba del genere, perché fa comodo. 8 minuti, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ecco, ti pareva. Andiamo a bruciare velocemente. Siamo in ritardo di una decina di secondi, ma non importa perché comunque non vogliamo ottenere un'orbita precisa, vogliamo semplicemente andare a modificare la nostra orbita. Come vedete, intanto la nostra... Ah, avremo anche un incontro con Moon se lasciamo così. Ok, andiamo a vedere la nostra orbita che si sta girando in questo momento. Guardate un po'. E attenzione, cosa ti lamenti te? Stai bruciando, è che è il tuo lavoro, devi bruciare, devi rallentare e devi chiudere questa cazzo di linea blu qui. Noi qui abbiamo previsto una periapsis di 51.000 che comunque, attenzione, si sta chiudendo, andiamo a rallentare un po'. E ecco l'orbita 3, 2, 1, zac, ecco l'orbita, si sta chiudendo, si sta chiudendo. Si sta chiudendo, si sta chiudendo. Tensione 180, 42, perfetto. Abbiamo una periapsis di 42. Siamo in un'orbita non proprio equatoriale, ma sicuramente migliore di quella che abbiamo ottenuto l'altra volta. E andiamo alla periapsis, quindi al nostro 42.000. Prendiamo il punto di periapsis e andiamo a chiudere e a fare un'orbita più o meno circolare. Ci dovremmo essere. Dai. Ok. Ecco un'orbita circolare intorno a Minmus. Dovrebbe essere dalla parte opposta. Andiamo a vedere. Eccolo proprio lì. Quello si lamenta perché come vedete si muove a tutte le parti. Andiamo a riattivare l'SS in questa posizione qua. Acceleriamo il tempo. Fra 9 ore avremo il nostro punto di periapsis. Ok, sta calando il tempo, attenzione, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dai, 56, undici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e ok, abbiamo 30 secondi per risistemarci per bene.
E dopo aver fatto questa burn andremo a decidere dove atterrare sulla superficie di Minmus, perché abbiamo diverse scelte comunque. Abbiamo 30 secondi ancora prima del burn, allora potremo scegliere di atterrare sia su questi altopiani qua, che sono non regolarissimi, però comunque perfettamente in grado di ospitare una bella base, anche perché essendo alti ci vuole poca delta V per raggiungerli e poca delta V per andarsene. E oppure nelle grandi pianure di Minmus, che sono, essendo grandi pianure, sono belle piatte. Intanto andiamo a accendere il motore e a bruciare per 10 secondi per chiudere la nostra orbita e circolarizzarla. Non stiamo a guardare sulla mappa orbitale, fidiamoci del nostro indicatorino qua. Chiudiamo 0,6 di delta V. Riduciamo con l'RCS, siamo a 0,0. Andiamo a vedere. Abbastanza simile, 34. 50, non proprio circolare per un cazzo, però abbiamo fatto male a fidarci del nostro coso. Allora, noi vogliamo, io direi, potrebbe essere il caso di atterrare proprio qua. Ok, allora andiamo a modificare la nostra orbita per avvicinarsi a quella pianura. Quindi aggiungiamo una manovra qui e abbassiamo l'orbita. Ok, ci passeremo proprio nel mezzo. A questo punto andiamo a... No, non voglio... Accidenta. Allora, rifacciamo la nostra manovra qua. Add manovre, abbassiamola, abbassiamola. Ci dovremmo essere sopra, ok. Andiamo a stringerla fino ad avere un punto di atterraggio leggermente più lontano. Non ci vuole talmente poca energia a fare queste manovre che appena tocchiamo leggermente di più questi, tiriamo leggermente di più queste linguette, non sbagliamo di un milione di chilometri, tipo una roba del genere. Comunque, ok. Eccoci qua. Allora, questo va benissimo perché noi, se non tocchiamo niente dopo aver fatto la manovra, ci schianteremo sulla montagna laggiù. Ma noi, quando siamo qua sopra, ridurremo la nostra velocità laterale a zero e atterreremo sulla superficie. Quindi non ci sono problemi. Andiamo a levare la nostra mappa. Andiamo a prendere il nostro punto di manovra lì. Così, perfetto. Puntiamo proprio lì, aspettiamo i 37 minuti che ci separano dal punto di manovra. Dovremmo bruciare solo per 31 metri al secondo, sicché davvero poco, 20, 20, 19, 6, 1, ok, no, troppo, troppo, troppo. Andiamo a bruciare, andiamo a bruciare, andiamo a bruciare. Recuperiamo subito quello che abbiamo perso prima, bruciamo al massimo la potenza, riattiviamo l'SS qui, andiamo a ridurre, 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 zac. Ok, abbiamo bruciato forse anche troppo, andiamo a vedere un pochino la nostra orbita che effetto ha. Perfetto, va bene così, perché comunque noi vogliamo atterrare qui e qui siamo ancora belli alti. Andiamo a cercarci proprio questo punto qua, lo troveremo fra 17 minuti. Andiamo nella mappa, acceleriamo. Come mai non ce l'ho? Ah, perché non ho messo la manovra. Andiamo a cancellare questo e a vedere qui. 17, 15, 12, 13, 11, 5, 4, 3, 2, 1 e siamo. Andiamo un pochino, no, ancora non ci siamo. Andiamo qua, perfetto. Allora dovremmo essere esattamente sopra la pianura, perfetto. Come vedete, siamo appena entrati nella pianura. Andiamo a cercare il nostro punto di retrograde rispetto alla superficie, che è di qua. E prepariamoci a fare un burn di retrograde. Allora, accendiamo i motori, riduciamo la nostra velocità rispetto alla superficie. Siamo ancora a 6.000 metri di altezza, quindi una buona altezza. Andiamo a ridurre la nostra velocità laterale. Cerchiamo di sprecare il meno possibile il carburante dei motori sotto, cioè dei motori piccoli, perché comunque voglio cercare di rientrare su Kerbin con questo razzo per ottenere un bel po' di scienza. E quindi abbiamo ridotto di un bel po' la nostra velocità laterale. Andiamo a ripescarci il nostro punto di retrograde. Siamo a 50 metri al secondo, a 5.000 metri di altezza. Bruciamo un altro po' e acceleriamo. Ok, siamo circa a 40 metri al secondo. Andiamo a spengere e aspettare che si verticalizzi un pochino la nostra velocità rispetto al suolo. Possiamo dargli una mano puntando qua e spingendola, come vedete, verso il polo. Stacchiamo un altro po'.
un altro po', stiamo attenti a non esagerare, ok. Siamo in caduta verticale, praticamente, perché vedete c'è una lievissima componente laterale, potremmo anche andare a annullarla accelerando leggermente qui. Così. Sì, praticamente ci siamo, dai. Stiamo cadendo a 26-27 metri al secondo. Naturalmente stiamo accelerando verso il basso perché non abbiamo i motori accesi. E siamo più o meno a 3800 metri. La quota laggiù è di 0, come vi ho detto, perché questi sono i mari di Minmus e sono a quota 0 anche rispetto al nostro altimetro qua e non solo quello di bordo. In questo caso l'altimetro di bordo e l'altimetro qua danno la stessa identica risposta. Andiamo a ridurre un pochino, rimaniamo sui 30 metri al secondo perché comunque siamo a 3000 metri e non abbiamo poi troppo spazio per rallentare dopo. Andiamo sui 20 metri al secondo, spengiamo i motori. 2700, andiamo a accelerare leggermente il tempo. Ah, non posso perché sono sotto i 3000. Ok, quindi dobbiamo aspettarcela tutta questa cosa. Andiamo a accendere le nostre luci e no, i freni non ce ne frega un cazzo e i nostri gambetti li possiamo anche aprire anche se dobbiamo ancora staccare il razzo di sotto. Comunque siamo a 2000 metri, riduciamo leggermente la nostra velocità lasciando a malapena acceso, vedete qui dal thrust il motore, vedete sta calando di circa 0,1, cioè 0,2 ogni secondo, una roba del genere, e siamo a 1600 metri. Ok, allora facciamo una cosa. Aspettiamo di essere tipo a 1000 metri, intanto riduciamo fino. Vedete laggiù la nostra ombra? Riduciamo fino a 20 metri al secondo, più o meno, acceleriamo un altro po'. 20 metri al secondo, eccolo qua, stacchiamo il motore di sotto. Accendiamo quelli di sopra, stiamo pronti a rallentare con questi. Rallentiamo leggermente, il nostro motore che ci ha aiutato a scendere in maniera lenta, se ne sta andando giù, si schianterà sulla superficie. Speriamo che non ci lanci niente addosso, perché è probabile, cioè è possibile, non probabile. Siamo circa 600 metri di altezza, 22 metri al secondo. Guardiamo l'esplosione in diretta del nostro razzo, attenzione. Pronti? 3, 2, 1. No, ancora no, ancora no, ancora no, ancora no. Accendiamo i nostri motori intanto. Eccolo, esplosione, come vedete volano dei detriti nello spazio. Si sta avvicinando pericolosamente, ci passerà molto vicino, mi sa. È il nostro decoupler, eccolo là. Salve decoupler, ci vediamo. Salve. Ok, non ci è venuto addosso, siamo vicini al suolo, siamo vicini al suolo, acceleriamo per ridurre la nostra velocità rispetto al suolo. Siamo a 5 metri al secondo, 4. 3,4, 3,5, 3,6, cerchiamo di rimanere su questa velocità. 3,2, siamo a 35 metri di altezza e siamo a 2 metri al secondo. 2,5, 2,7, 2,7 metri al secondo rispetto al suolo. Tocchiamo la superficie, tac! Siamo atterrati su Minmus, ok. Ok, allora eccoci qua sulla superficie, direi che è il caso di... Cos'è quell'ombra? Cos'è quell'ombra? Cosa sta succedendo? Cosa arriva dall'alto? Ah, ecco il decoupler che è tornato giù. Ok, facciamo scendere il nostro Dunrod a prendere un po' di frammenti di superficie. Poi faremo le varie letture con gli strumenti e ripartiremo alla volta di Kerbin. Stacchiamoci dalla scaletta, andiamo di qua. Facciamo due o tre salti. Andiamo a raccogliere i frammenti di superficie. Cosa viene importante? Teniamoceli. E facciamo, posizioniamo una bandiera. Non ce la fa posizionare. Me l'aveva già fatto questo bug. Ok, dobbiamo rientrare dentro al modulo di atterraggio. Prendiamo le scalette. Rientriamo. Tac. E riusciamo. Facciamo spazio per scendere in maniera veloce. Ok. Andiamo qua. E piantiamo una bella bandiera. Su questa bandiera ci scriveremo appena ci apre la piccola schermatina per scriverci. Ci scriveremo primo atterraggio su Minmus, ovviamente. Oggi è il 24/12/2013. Darrod Kerman.
atterra su Mimus, virgola, raccoglie dei campioni di terreno e, virgola, no, e si prepara a tornare a casa. Ok, questa è la nostra bandiera, rimarrà qui nei secoli per mostrare la nostra avanzata tecnologia. Andiamo a riprendere il nostro jetpack, perché se no su queste scalette non ci montiamo. Saliamo qua, prendiamo... No! Sei stupido, Darrod. Guardate che backflip che vi fa. Ciao. Lui è un vero... È un vero atleta. Vai, Darrod. Fagli vedere chi sei, aggrappati alle scalette. Ok. Rimontiamo dentro al nostro modulo di atterraggio. Andiamo a fare le letture prima con il Material Bay. 125 scienze una volta riatterrato su Kerbin. Con questo 50 scienze una volta riatterrato su un Kerbin. Poi dovremo avere anche il termometro. Questo vi potremo anche trasmettere dati, perché non è che diventa inutilizzabile dopo la trasmissione. Quindi potremo andare tranquillamente. Ok. Facciamo un bel F5 con la bandierina qui davanti e pronti alla ripartenza. Se qualcosa dovesse andare storto. Ho levato le gambette perché potevo, ma non era necessario. Ok, andiamo a accelerare e a riprenderci il nostro punto di 90 gradi, cioè il nostro est. E facciamoci una bella orbita, cerchiamo il punto di progredo dell'orbita. Andiamo a metterci in maniera orizzontale rispetto al suolo. Ok, andiamo a aumentare la nostra orbita, guardiamo un pochino nella mappa orbitale. Che apoapsis abbiamo? Abbiamo già una apoapsis esagerata, come vedete. Siamo già a 97.000 di apoapsis. Ok, andiamo qua, aspettiamo questo punto. Ci mancano circa 29 minuti. Andiamo ad accelerare il tempo. Siamo sotto i 3.000. Ok, ora non siamo più sotto i 3.000, quindi andiamo a accelerare il tempo. Ancora 26, 27, 20... 4, 3, 2, 1, 0. Dai. Un minuto, non importa di arrivare proprio lì, tanto non devono essere manovre precise perché comunque la sfera di influenza di Herbin è bella grande. Andiamo a vedere se accelerando io potessi tornare a casa. Ok, stiamo accelerando, abbiamo una periapsis intorno a Minmus, ma non è quello che ci interessa. Andiamo a ridurre la nostra velocità perché vogliamo vedere cosa otteniamo qua intorno a Kerbin, pronti con la X a staccare i nostri motori. Vedete la apoapsis aumenta, tac, ok, una bella orbita intorno a Kerbin. Aspettiamo di uscire dalla sfera di influenza di Minmus. Minmus Escape, proprio questa. E eccoci qua, siamo in orbita intorno a Kerbin, non cachiamo più di striscio Minmus. Quindi riduciamo a zero l'accelerazione, leviamo questa manovra qua che tanto non serve più. Questa qua, andiamo a ridurre la nostra orbita. Così. Fino ad avere una periapsis di 858, un pochino troppo alta. Una periapsis di 365, di... No, così no. Di... Che è questa? 95. Ok, questa è la periapsis che vogliamo. Andiamo a prenderci il nostro punto di manovra, che è qua. Guardiamo Minmus, sì, Minmus, Kerbin e Moon laggiù sullo sfondo. Prendiamo il punto di manovra, prepariamoci fra 16 ore a bruciare per 27 secondi. Facciamo fare un piccolo pisolino ad Arrod, noi acceleriamo il tempo. Fra 16 ore, 15, 14, 1 ora e 3 minuti, 1 ora e 2 minuti, 60, 40, 30, 20, 10, 9 minuti, ok. 9, 8, 7, 6, bruceremo più o meno a 15 secondi, 4, 3, 2, 1. E adesso 40 secondi, 30, 20, 20 secondi, ok. Fra 5 secondi inizieremo a bruciare e a ridurre la nostra velocità in orbita intorno a Kerbin. E attacchiamo. Andiamo a vedere nella mappa orbitale cosa otteniamo. Sempre un dito pronto sulla X per vedere cosa ci riserva il nostro futuro qui intorno a Kerbin. Periapsis di 8 milioni, 7 milioni, 6 milioni, 5, 4. 3, 2, 1, 900, 400, 186, acceleriamo un po', 26.000, perfetto, questo è quello che vogliamo perché
Rientrando dentro l'atmosfera, 26.000 non toccheremo mai il suolo, però avremo un, come si chiamano, un aerobraking, una manovra di aerobraking che ci permetterà di ridurre la nostra velocità grazie all'attrito dell'atmosfera senza sfruttare i nostri motori, perché comunque, cioè, ne abbiamo in abbondanza di carburante per fare il rientro, però facciamo una bella, un bel quick saving qua, aspettiamo di avvicinarsi a Kerbin, fate attenzione perché la nostra velocità aumenterà enormemente, considerate che ora abbiamo una velocità in orbita di circa 160 metri al secondo, lì avremo una roba tipo 3000 metri al secondo, quindi dobbiamo stare attenti perché appunto ora siamo 1.500.000, cerchiamo di andare piano 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 piano. Ok, siamo a 5, 4, 3, 2, 1, siamo dentro all'atmosfera. Ancora no, ci mancano 2000. Andiamo a puntare direttamente verso un bel surface retrograde, esattamente questo. Siamo a 66.000, siamo dentro l'atmosfera. Ok, iniziamo a rallentare. Ci servirà un bel po' di burn per rallentare abbastanza la nostra velocità. Vedete, stiamo riducendo la nostra apoapsis, guardate, l'abbiamo già portata qua. Abbiamo una periapsis qua a 26.000 che siamo, non so dove siamo precisamente, eh. Siamo lì. Potremmo anche lasciare così e vedere cosa succede. Cioè, apriamo i nostri paracadute e andiamo a accelerare il tempo. Vediamo, siamo per ora a una velocità di 2900 metri al secondo, 40.000 metri di altezza. Stacchiamo l'SS che non ci serve. Ok, guardate che burn di rientro qui, insomma, a una velocità di circa 2700 metri al secondo, questo burn sarà esagerato. Non so cosa ci sia lì. Boh. E aspettiamo che l'atmosfera ci rallenti, come vedete. Ci sta rallentando un monte. Andiamo a vedere a che punto è il nostro burn. Questi paracadute sono fatti in titanio, come vedete, perché resistono alle fiamme. Ok, atterreremo in questa zona collinare. Andiamo a aspettare che finisca il burn di rientro. Potremmo dargli anche una mano con i nostri motori. Non possiamo fare più di tanto, però un pochino possiamo rallentare la nostra velocità, aiutare i paracadute magari. Siamo a 800 metri al secondo, 750, 700, 650, insomma, comunque stiamo rallentando abbastanza bene perché il nostro modulo di atterraggio qui è abbastanza piccolo. 500 metri al secondo, guardiamo se c'è qualche effetto di rientro tipo sound, della barriera del suono, ma non mi sembra. Andiamo a accendere, ad aprire le nostre gambette e anche le luci, già che ci siamo. Ok, cerchiamo di attivare anche l'SS una volta verticale, così che se dovessimo atterrare in una porzione parecchio inclinata, perché comunque qui siamo in una zona semi montuosa, collinare semplicemente, magari sul pendio di una collina rischieremo di ribaltarci e quindi rompere delle parti di astronave. Se invece attiviamo SS RCS ci aiuteranno a rimanere verticali. Ok, invece siamo in una specie di foresta. Potremmo anche sfruttare questa situazione per fare magari una piccola lettura dei dati qui. Vediamo, dai. Andiamo qua, siamo a 2000 metri di altezza. Aspettiamo di avvicinarsi ancora un po'. Siamo a 90 metri al secondo. Ok, si sono aperti i paracadute, stiamo scendendo più che tranquillamente. Siamo in una zona comunque abbastanza pianeggiante. Speriamo non atterrare su quell'albero. E no, atterreremo proprio nel mezzo fra questi due alberelli. Ok, siamo a 500 metri, guardiamo se vediamo la nostra ombra e le nostre luci, ecco le nostre luci, siamo abbastanza vicini, andiamo a ridurre la velocità a 1 per, pronti a rientro su Kerbin, e 3, 2, 1, attiviamo l'SS, e tac, eccoci qua, siamo tornati su Kerbin, siamo pronti a recuperare questo modulo e guardiamo quanta scienza riuscirà a darci questa missione su Minmus. Ok, come vedete otterremo 362 scienze da questo lancio e basta e avremo 415 done, assolutamente. 415 scienze. Cosa fare con 415 di scienza? Ok, allora, le prossime ricerche da fare a norma dovrebbero essere queste qui, da 160. Potremmo farne due. 100, 300, sì, due. E queste sono da 300. Potremmo anche ricercare il motore atomico, ma non lo so. Andiamo a vedere qui. Allora, qui ci daranno altre ali e altre parti per l'aereo. Qui
qui, questi sono piccoli motori, roba così, le batterie, roba del genere, le scalette, il barometro buono, le gambe più pesanti e il paracadute M25. Facciamo una cosa, ricerchiamo questa e sono indeciso se questa qua. Però non abbiamo le rotelline ancora. Andiamo a vedere qua cosa c'è. Cupola mode, Lenderken, RCS grande. Qui c'è un sacco di roba. Ok, dai, facciamo queste due. Io questa con i pannelli solari da tanto la voglio fare. Wow, cosa siete voi? I girapannelli solari, fantastici. Ok, l'acceleromatro. E questa è un'altra antennina per trasmettere, di quelle piccole. E queste scalette qui, ricerchiamo. Ok, otterremo le ruote. Oh, dopo andremo a sbloccare anche questo qui, guardate bello. Questo qui è il command set esterno, potremo guidare i nostri razzi tipo cowboy sopra di essi. Un rover, cioè il corpo per un rover, delle ruote, insomma, queste le andremo a ricercare poi. Ok, allora ragazzi, per questo video è tutto, abbiamo fatto una bella missione, guardate che bel tramonto di Moon là sopra, facciamogli un bello screenshot. E niente, ci vediamo nel prossimo video, Ci vediamo al prossimo video, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciatemi un commento e iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti e a Nicolas, alla prossima!